Una ciocca di capelli candida, tagliata una settimana prima della morte di Papa Giovanni Paolo II, sta facendo il giro del mondo in un abbraccio ideale fra Wojtyla e il suo popolo. La reliquia è arrivata a gioiosa marea grazie all'ex preside Aurora Bonanno Continatori che ha organizzato la manifestazione. Per un pomeriggio il giardino della Villa Rosanna è diventato una chiesa a cielo aperto. La messa è stata celebrata da Jarek Cielecki, sacerdote polacco nato nella parrocchia dove Giovanni Paolo II fu viceparroco dopo l'ordinazione sacerdotale. Per lui, questo con la reliquia di Papa Wojtyla è un viaggio sempre ricco di sorprese ed emozioni. Ci siamo sentiti veramente oggi in modo particolare con la presenza di Beato Giovanni Paolo II. Io vorrei esprimere questa gioia perché, come professoressa Aurora dice, che nel suo giardinetto, vicino a quel quadro che rappresenta Giovanni Paolo II, che nelle sue mani c'è il pastorale con la croce e poi il suo sguardo, venite dietro di me, come un grande Carissimi, profeta, un sono, grande come dicevo santo che all'inizio, dice: venite sulla quanto strada giusta che vi porterò. felice E davanti, su quando. questa immagine, c'è la Madonna. È la strada giusta e vi porterò verso Maria, su quale dovete affidare tutta la vita, come ho fatto io, direbbe sicuramente Giovanni Paolo II con le parole Totus tuus. Si è realizzato un mio sogno, quello di portare. Per ringraziare Papa Wojtyla di avere una sua reliquia e di questo sono grata a Monsignore Jarek Cielecki. Poi desideravo che le persone venissero, però non mi aspettavo tanta folla e una folla commossa.